Nell'ambito dell'esercitazione di protezione civile Vardirex operativa in Piemonte, Abruzzo e Veneto in contemporanea, si è svolta la fase principale prevista per l'area abruzzese, simulando l'intervento e la gestione delle emergenze a seguito di un evento sismico. Lo sgombero di una scuola con i piccoli scolari che sono stati fatti uscire fuori in fila indiana dopo il terremoto, lo spegnimento di un incendio che minacciava l'abitato della frazione di Coppito, ma anche il recupero di feriti in montagna e infine il crollo di un edificio. Nel parco di Morata Gigotti, montato anche un ospedale da campo avanzato. Accanto alla protezione civile regionale, alla prefettura dell'Aquila e al comune, che hanno preso parte all'esercitazione in qualità di osservatori presso il centro di soccorso misto esercito ANA, sono stati schierati assetti del 9 reggimento alpini, con il neocostituito battaglione alpini multifunzione Vicenza, una squadra di soccorso alpino, un elicottero con verricello per il soccorso alpino a cura del 3 reggimento Reos. L'esercitazione è stata seguita da nuclei di osservatori distaccati dalla Direzione Nazionale e Regionale della Protezione Civile, funzionari della Prefettura dell'Aquila e del Comune, oltre che da rappresentanti dei Vigili del Fuoco e di altre forze dell'ordine. Molto efficace è risultato l'operato del personale del Battaglione Multifunzione Vicenza, in stretta sinergia con l'Associazione Nazionale Alpini, comandato dal Tenente Colonnello Lorenzo Rivi. Proprio lo scopo di questa esercitazione, che vede impegnati diversi assetti della Protezione Civile, dell'Associazione Nazionale Alpini e dell'Esercito, per operare insieme, per saper operare insieme, per saper migliorare le nostre procedure e avere a disposizione una forza integrata, pienamente spendibile sul territorio proprio in caso di emergenza. Gli assetti del Battaglione Vicenza che sono appositamente studiati proprio per integrarsi con le forze devolute alla protezione civile sul territorio e operare a sostegno appunto della popolazione. La Vardirex è un'esercitazione di protezione civile che vede schierati sul campo per la prima volta con questi assetti circa 800 uomini, espressione delle professionalità delle Forze Armate e dell'Associazione Nazionale Alpini con il supporto del Dipartimento di Protezione Civile. Le aree operative in tre regioni, Veneto, Piemonte e Abruzzo, hanno previsto un intervento all'unisono in situazioni di emergenza diverse, con l'intento di verificare le procedure e l'interoperabilità tra le componenti coinvolte nelle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità.